Buonasera a tutti ragazzi, eccoci qui tornati su Sorair NBA. Una brutta e una buona notizia. La brutta è che per la prima volta in una GV non andremo a premi. La buona è che la GV dopo siamo tornati subito a premio. Partiamo con la sigla e vediamo cosa è successo. Eccoci qua con la GV. Questa è quella dove non siamo andati a premio, ma analizziamo le squadre e vediamo se abbiamo commesso qualche errore, perché qualcosina c'è stata. Prima squadra, la Rara Contender, dove qui ho sbagliato, tra virgolette, a voler schierare Corey Kispert quando aveva una sola partita. Mi sentivo di schierare Baldwin Jr., che infatti è andato pretendendo meglio di Kispert di pochissimo, però mi permetteva di non mettere Bright qua, bensì di cambiarlo con un cap più alto. O addirittura mi sembra che potevo cambiare Baldwin Jr. con Bright, quindi avrei avuto 10 punti in più, che nell'ordine delle cose non mi avrebbero cambiato nulla. Però ho schierato maluccio. Mi sono fatto stuzzicare dalle tre partite di Houston su entrambi i giocatori, mentre magari Kenyon Martin me lo potevo risparmiare per la difficoltà delle tre partite, perché hanno affrontato Dallas, hanno affrontato i Pelicans e hanno affrontato Utah. Quindi comunque partite sulla carta tutte difficilotte da non fare punteggioni. Potevo giocarmela diversamente. La Champions, come sapete, ancora non è a livello da Champions. Infatti avevo tipo 30 punti fuori, ma sta arrivando. Ho già preso un altro tassello che scopriremo nel prossimo video. Ora arriverà l'MVP e sarà competitiva anche la Champions rara. Limited Contender, dove non ho schierato male, ma semplicemente tutti quanti sono andati sotto le aspettative che avevo. Stessa identica cosa per la Champions. Qua mi aspettavo di più dal giocatore che ha preso di meno, perché tutti quanti hanno bene o male rispettato le attese. Ho fatto il minimo salariale. Cole Anthony, soprattutto viste le squalifiche dei compagni, era forse il più forte rimasto salvo della squadra, ha fatto una partita, anzi due partite, perché le ho viste entrambe pessime, pessime, pessime. Non tanto a livello di gioco, soprattutto la prima, la seconda proprio anche a livello di gioco, bensì a livello di Sorair, perché praticamente il suo lo faceva, ma non ha fatto un assist, non ha fatto una qualche azione decisiva, proprio spento, spento, spento. E io mi aspettavo, vi dico la verità, da lui almeno un quarantello, almeno. Invece ci ha proprio deluso tantissimo. Ed è andata così. Vabbè, limite dal defense che avevo schierato tanto perché avevo tutti i giocatori questionabili fuori, come Zion, come Embiid, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa settimana, questa GV è andata male male. Tra l'altro con le comuni ero arrivato vicino al premio. No, dov'è? Non è in questa GV, è quella dopo. Ero arrivato vicino al premio, ma niente. Qua Donovan Mitchell col 105 l'ho schierato in all'offensive, dove non mi ha giocato Brandon Clark. Ma comunque premi comuni, quindi ce ne frega assolutamente zero. Passiamo alla GV dopo, dove non è andata bene neanche qui. E qui ho fatto l'errore al contrario. Mi sono andato a memore dell'errore precedente di aver schierato con tre partite difficili. Sono andato a mettere i due di Houston con una sola partita, ma più semplice. Male male. Male male perché appunto ne avevano solo una. Avrei dovuto schierare per meglio, anche se tutte le mie, i miei giocatori più forti, come vedete, avevano una partita. La Rara Champions schierata a caso, sapevo che Kuminga non avrebbe giocato perché è infortunato, però meglio schierarla e tentare la grande sorte e non schierarla proprio. Quindi Rare senza troppe ambizioni, soprattutto dopo aver visto che Houston era andata male male male. Limited Under 23, dove ragazzi non andiamo appunto per 2.28. Sono stato appunto a premio fino all'ultimo secondo di questa GV. Allora, sottotono sicuro Luka Doncic, sottotono tantissimo Coro, ma soprattutto Patrick Williams, ragazzi. Non tanto per i punteggi, perché ha fatto il suo, ma poteva fare molto di più. Poteva fare molto 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 di più. Soprattutto ha sbagliato due o tre canestri che
ho visto tutta la partita, quella contro i 76ers, davvero inspiegabili. Poi Doncic ci poteva fare molto 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 di più, ma questa è un'altra storia. Per 2 punti non andiamo a premio, anche perché sarebbe stata una tier 3, non male. Per 9 non andiamo a tier 2, potevano essere anche molti più di 9 quelli che si sono mangiati effettivamente in campo. Limited contender, dove Paul George non ha giocato. La cosa bella di Paul George è che questa squadra era completamente diversa. L'ho rifatta proprio per schierare Paul George, perché arriva la notizia di Paul George, ok, giocherà. Perfetto, le salsate entrambe. Capita, ci sta. La cosa bella è che ha giocato subito, l'ho saputo subito, quindi amen. Era già archiviata questa contender. Invece Limited Champions, che ci porta a premio. Per 2 punti non andiamo a T4. Sono stato a T3 fino praticamente all'ultima sera. Dopo sono sceso addirittura a T5, a 2 punti dalla T4. Però ci sta, perché? Perché sono andati sottotono Mobley, Simmons e Garland, quindi tanti giocatori rispetto a quanto mi aspettavo. Da Mobley e Garland mi aspettavo, non tanto contro Denver alla prima, più o meno i punteggi li hanno rispettati, che mi aspettavo molto di più contro Phoenix alla seconda. Stessa identica cosa di Simmons contro Miami. Invece ha invertito, mi aspettavo pure qui almeno un quarantello contro Miami. Dicevo che il quarantello è comunque arrivato, qualcosa in meno. Però sicuramente contro Miami poteva fare meglio, e forse ci avrebbe portato a quella T4, che ci cambia poco, però va bene così. Harden ha fatto il suo, sicuramente, ma ci sta. Non avevo troppe pretese, perché comunque ho messo tantissime, tantissima, ho fatto una squadra con tante partite difficili in ogni competizione. Poi Paul George mi ha distrutto quella, ma va bene. E qua, come vedete, Common Champions non arriva a premio per solo i 7 punti. Purtroppo Osman è andato molto sottotono, e soprattutto Jordan Poole, che mi aspettavo molto di più nella partita contro i Magic. Infatti l'ho schierato apposta, anche sapendo che avevo una sola partita da giocare. L'ho schierato lo stesso ed è andata male. Potevo schierare tranquillamente Zubac, che era una delle scelte, ma non l'ho fatto. Ho sbagliato, ma consentitemi, poi è troppo facile parlare. Quindi questa qua è stata alla fine la reward. Prendiamo una T5, apriamo un attimo al volo le comuni, vediamo cos'è arrivato. So che questo video ha dei premi davvero. Oh, Thomas Bryant sta giocando davvero bene. Ha dei premi davvero scarsi, ragazzi. Però, ovviamente, è bello parlare di tutti i premi alti che ho vinto, ma bisogna far vedere anche queste cose, perché non è tutto oro, altrimenti sarebbe troppo facile. Speriamo subito di cambiare il trend al volo, e non continuare con che schifo, e non continuare con premi così brutti. Però ce lo dirà soltanto il tempo. Goran Dragic 3,20 euro, che schifo. Però è un cap pure di 11, ha pure il cap altino, perché se avesse avuto un cap più basso, visto il 4, ho visto 2,4 qua, pensavo avesse 4,5, 6. Con un cap più basso era minimamente utilizzabile, minimamente utilizzabile. Però qua paga l'età, perché comunque ha 36-37 anni, paga l'età 3 euro. Ma questo quasi quasi me lo tengo, raga, non si sa mai, dobbiamo buttare. Ah, c'è la veteran in questa la prossima settimana, c'è la veteran. Così, è molto esotica, non so se giocheranno, raga, l'ho buttata giù perché ho pochi veteran, mi sapete, mi piace i giocatori giovani, ma proprio ci calza a pennello, spettacolo. Cioè, se mi preparavo il video e lo facevo apposta, non ci sarei riuscito. È uno spettacolo, è uno spettacolo. Se non dovesse giocare Kawhi, c'è anche Klay Thompson, non dovesse giocare Paul George, non è più giusto giusto, però è simpatica. Grande Goran Dragic, così. Va bene, raga. Prendiamo questo Goran Dragic. Speriamo che questo weekend già cambi l'andazzo.
purtroppo vi dico già che una squadra è stata buttata ed è stata buttata con dei votoni, non per colpa mia, ma un giocatore questionable le ha saltate entrambe. Lo dovevo rischiare per forza, capirete poi nel video che uscirà appunto relativo alla GV appena finisce, però vi ho fatto questo piccolo spoiler. C'erano almeno due votoni e purtroppo non, in quattro non ci posso arrivare, a meno che stasera non prendo un altro 70 e poi là vabbè, là saranno più le recriminazioni perché oggi ho messo un questionable e non la felicità per aver vinto in tre o in quattro. E vabbè, lo scopriremo nel prossimo video. Io come sempre vi ringrazio. Poi ho ascoltato giusto una postilla finale, ho ascoltato qualche vostro commento dove mi chiedete di fare più guide e meno premi. Allora, vi rispondo qui, come vi ho risposto nei commenti e come vi risponderò anche nel prossimo video, magari all'inizio, perché così lo sentiate tutti. Concordo con voi, però fare le guide richiede comunque molto più tempo. Come sapete, tanti di voi sanno, da febbraio in poi ne avrò un po' di più e arriveranno una marea di guide. Però questo non vuol dire che non arriveranno i premi. Perché? Perché la mia avventura su Sorair, con voi anche soprattutto, è nata anche come un Road to Glory per farvi vedere le entrate, tutte le entrate. Arriveranno anche tutti gli scambi che faccio, plus valenze eccetera. Arriverà una marea di roba, ragazzi. Però soprattutto i premi è stato perché io l'ho preso all'inizio soprattutto per, come un gioco. Cioè io voglio schierare, giocare, divertirmi e guadagnare. Quindi per completezza proprio di informazione voglio farvi vedere ogni GV, anche quelle dove non si vince, perché ragazzi capitano. E io se adesso domani non metto il video della GV, magari vinco 10 euro, dopodomani stessa cosa, poi tra 3 giorni lo metto, vi vado a dare un dato a fine anno non veritiero. A meno che non vi andate a spulciare tutti i miei premi vinti, magari su solare date eccetera eccetera eccetera, ma non è secondo me la stessa cosa. Quindi arriverà un mix, non vi salterò neanche una GV di premi, magari se poi diventeranno troppi video come ho fatto adesso unisco due GV in una, però i premi arriveranno sempre, soprattutto so che tanti di voi mi seguono e si fanno praticamente i calcoli. Il ragazzo mi ha mandato un Excel, dice Gianni questo è il tuo Excel dei premi, puoi usarlo per fare quello effettivo, poi ci mancavano dei dati quindi non l'ho usato, so che sono in ritardissimo con l'Excel, ma vi ripeto a febbraio avrò più tempo, arriverà anche questo. Però le guide arriveranno, state tranquilli, soprattutto ragazzi perché tantissimi di voi me lo chiedono, arriveranno sull'NBA perché ho una marea di cose da dirvi, voglio farvi vedere come schiero, dove trovo le informazioni, come scelgo determinati giocatori, perché schiero uno quando non gioca un altro o viceversa, una marea di cose, una marea, solo vi chiedo solo un po' di pazienza. Mi seguite, tanti di voi mi seguono da tantissimo tempo, quindi so che un mese in più non vi cambia nulla, tanto a febbraio ci siamo quasi, vi prometto che arriverà tantissima roba in più. Scusate di avervi fatto perdere questi altri 2 minuti, ma ci tenevo a chiarire questa situazione. Noi ci vediamo domani con il prossimo video e io vi ringrazio come sempre ragazzi, non finirò mai di farlo perché davvero mi date tantissimo supporto. Non ho altro modo se non di ringraziarvi e di organizzare un giveaway, che anche questo arriverà nel mese di febbraio. Detto questo, ragazzi, vi saluto. Ciao ciao.